Ragazzi, sabato 28 settembre saremo al centro commerciale Grotte Center a Camerano, in provincia d'Ancona, dalle 16:30. Potremmo vederci, abbracciarci, fare foto e stare un po' insieme. Non vediamo l'ora? Ci vediamo lì? Ciao! Ti conviene lasciarci in pace se non vuoi altri guai. Ho bisogno di voi. Mi hanno sottratto il progetto robot. Sanno come andiamo. Cosa? Potremmo diventare dei robot, noi e tutti quanti. Recupereremo il progetto, dopodiché tu lo eliminerai e sarà tutto come prima. Partire! Destinazione Los Angeles! Significa che questi tizi stanno lì. È ora di mettersi al lavoro. Ci ha dato un'auto. Questa sì che è la macchina giusta per un agente segreto in missione. Oh, assolutamente no. Non azzardatevi ad entrare. Dovete lavorare, non giocare. Eric Disneyland. Sì, Disneyland. Guai se vi becco ancora a perdere tempo. Ma lo sei. Eric, sei pronto? Eric, 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 Eric. Ehi, Eric! Eric, sei pronto? Dai, Eric! Eric! Ma dove? Non ci sei? Eric? Eric, dai, smettila di giocare a nascondino! Dai, già tardissimo! Dai, dobbiamo andare a cercare, ti prego, Eric! Ah! Eric! Ciao! Ma sei fermo? Molla la mia gamba! Molla! Cosa ci fai là sotto? Ma, cioè, scusa, la vera domanda è... Come ci sei entrato là sotto? È impossibile, Eric, ma è piccolissimo questo spazio! Come hai fatto? Ho solo usato il tempo che usi tu per prepararti. Cosa? Dominique, ci metti una vita. Ah, insomma, Eric, dai, dobbiamo andare, esci da no, qui! No, non ci voglio andare, Lady Piloski! Come no, Eric? No, non voglio andarci. Ma lo sai che siamo qui per questo, Eric? No, 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 ti prego, e se vediamo faccia a faccia questi di Piloski? No, no, tu nemmeno sai chi sono, rischiamo noi così. Ma non è detto che dobbiamo vederli faccia a faccia, investighiamo. Dobbiamo soltanto cercare di capire come prendergli il progetto. No, 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 io dissento, dissento. Che stai facendo, Eric? Mi giro. Vuoi uscire da qui? No. Eric, se non uscirai da qui, verrà il dottor Giri a prenderti. In che senso? L'abbiamo già fatto arrabbiare abbastanza, stavolta se si arrabbia sul serio. No, 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 in questo caso esco, sto uscendo, sto uscendo. Dai, tirati su. Sì. Dai, Eric. Dominique, c'è un problema. Che c'è? Non riesco ad uscire. Come non riesci ad uscire? No, dammi la mano e tirami fuori. Ragazzi, guardate com'è messo, è una scena incredibile. Dai, ti prego, dammi una mano. Devo dire che è anche abbastanza buffo. Ok, ok. La testa, hai la testa. Dai, vieni fuori. Vieni. Si apre il cassetto. Il cassetto è chiuso. Dai. No, il cassetto no. Vuoi uscire da qui dentro? Dai, Eric. Aiuto. Proviamo con la gamba. No, si apre l'altro cassetto. Dai. Dai, ti prego, è tardi. Dominique, è deciso. Sono l'uomo Como. Ormai faccio parte di questo Como. Prima ero qui dentro. Eric, per favore. È tardi, sbrighiamoci, il dottor Giro si arrabbierà. Perché può esserci l'uomo ragno e non l'uomo Como? Ma cosa stai dicendo? Eric, no, no, ti no. Prendo qui. Esci, non posso uscire, non ci riesco. Esci. Fai male. Perché mi colpisci con le mie ciabatte? Tirati fuori! Buongiorno! Eric, l'hai rotta! Oh mio Dio, Eric! L'hai rotta! Eric, fermati! Fa malissimo il braccio! Tu pensi alla lampada, io mi sono rotto. Ai, è rosso. Eric, la lampada. Adesso come facciamo con l'hotel? L'ha pagato il dottor Gino. Se sa che l'abbiamo pure rotto e deve pagare di più, che cosa facciamo? Ah, io lo so. Aspetta. Che stai facendo? Eric. Che stai facendo? Non la puoi buttare. Eric, no. Eric, no. No. Non puoi buttarla. Scusa un secondo. Ma secondo te, guardando quel comodino lì, cioè, insomma, non se ne accorgono che manca una lampada gigante? Che stai facendo? Eric, che cosa vuoi fare? So cosa fare. Cosa? Togliamole tutte. Come togliamole tutte, Eric? Ma le conoscono le loro stanze. Eric, fermati, se rompi pure queste è finito. Basta, fermo, ti prego, non fare alcun danno. Mettiti qui, siediti, basta. Fa male il braccio.
adesso tu, dopo aver cercato i tipi loschi insieme a me, tornerai qui e aggiusterai quella lampada in qualsiasi mondo. E da quando aggiusto lampade? Da oggi, da quando le rompi! Andiamo all'Ikea. Ok, dicevamo. Buongiorno ragazzi, con calma. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Dillo chi siamo, devi dirlo. Ed insieme. Ed insieme, sì, ed insieme. Ah, penso non voglia più muovere le braccia dopo aver combinato quel danno. Ok, Eric, basta, puoi far male anche con le gambe, basta. Adesso, in mezzo a tutta questa confusione, io direi che è il caso di spiegargli bene che cosa sta succedendo e che cosa sappiamo di nuovo dei tipi loschi. Come tutti quanti sapete, il dottor Genio ci ha fatto venire qui in America per cercare il suo progetto robot che dei tischi loschi... Tischi loschi? Cioè, alcuni tizi gli hanno rubato e potrebbero trasformarci tutti in robot. Solo che da quando siamo qui non è che ci abbia dato molte indicazioni. E diciamo che non abbiamo scoperto niente. Ma nel frattempo ci siamo divertiti un po'. E abbiamo rotto una lampada. A quanto pare il fatto che ci divertiamo comunque dà molto fastidio al dottor Genio. Però stamattina ci siamo svegliati e abbiamo trovato un suo messaggio. E finalmente, forse, questo ci farà scoprire qualcosa. Guardate qui. Dice: ho effettuato delle ricerche. Potrebbero trovarsi in questa zona. Correte e indagate. E guardate un po'. C'è una mappa. Un'indicazione. Ha inviato la posizione di qualcosa. È una zona qui vicino a Los Angeles. Anzi, sembra sia vicino Hollywood. Insomma, c'è una posizione. Dice che dobbiamo indagare in quella zona. Sta facendo delle ricerche, sa lui come. Però questo vuol dire che in quella zona potrebbero trovarsi questi tipi che hanno il progetto robot. No, 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 Dominique, ti prego, ripensiamoci. Mi nascondo di nuovo lì. Se vuoi c'è spazio anche per te. Non penso. Comunque, Eric, non possiamo. Siamo gli unici che possiamo fare qualcosa. Siamo gli unici che siamo qui in America e che sappiamo di questi tizi. Quindi, dobbiamo andare. Dobbiamo farlo per il bene di tutti e per fermare il dottor Genio. Ok, possiamo farcela. Ma nel frattempo lasciate like se volete trovare insieme a noi questo progetto una volta e per tutte. Ovviamente voi venite con noi e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E adesso andiamo. No, Eric, scusa un momento. Dico, almeno le scarpe. Puoi mettertele per favore? Anche lui fa genere! Se è necessario. Sbrigati! Dominique, c'è un problema. Quale adesso? Siamo quasi senza benzina e non ci arriviamo a Hollywood, non ce la facciamo. E quindi metti benzina, no? Oh, certo, però se ti ricordi abbiamo finito tutti i soldi in contanti. E le carte sono bloccate! Oh beh, Dominique, e quindi cosa facciamo? Torniamo a casa? La benzina per tornare a casa dovrebbe bastarci. No, 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 fermo. Io scrivo un messaggio e gli dico che se vuole che andiamo a prendere questi tizi deve darci i soldi per la benzina. Dominique, forse chiedigli di sbloccare le carte. Sì, ma poi dovremmo pagare la benzina con i nostri soldi. Gli chiedo soldi alla benzina, sì. Allora, come dire, scusa il disturbo, andiamoci con gentilezza. Dato che hai ancora bloccato le nostre carte, puoi dirci come mettere benzina per arrivare alla posizione? Beh, ok, penso che così dovrebbe andare, siamo gentili al punto giusto. Eric, Eric, ha risposto subito! Oh. Ascolta, con la sua voce. Ma che ha scritto? Va bene, prendete questa e usatela per le spese strettamente necessarie alla ricerca. Ma questa cosa? Basta che trovate quel progetto! Punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Ma prendete questa cosa! Ci sono dei dati e un pin. Sono i dati di una carta di credito! Ci ha dato una carta di credito? Sì, proviamo a inserirli in un'app per pagare tramite il telefono. Oh sì, ragazzi, è proprio una carta di credito! Quindi possiamo usare la carta di credito del dottor Genio! Sì, per le spese strettamente necessarie. Tipo la benzina, quindi corriamo al rifornimento. Però lui dice spese strettamente necessarie. E io direi che il cibo è una di quelle. Ok, prima possiamo mangiare e poi andiamo nella sala di quei tizi. Andiamo! Ok, siamo arrivati, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Siamo ad Hollywood. Mi raccomando, Eric, sta attento. Sotto copertura. Ok. Non dare troppo nell'occhio. Oh, 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 guarda. Che c'è? Lì. Cosa? Cosa, Eric, qui? Quella lì, sull'insegna. Quella insegna? Quella. Ah, quella seduta sull'insegna. Quella è una tipa loschi. No, Eric, quella, come dire, è un manichino. È un manichino? Sì. Vieni, continuiamo. È un manichino losco. Ehi, qua, Eric.
Quello con la motocicletta è un tipo losco. Non penso, Eric, è solo un tipo con la motocicletta, molto grande. Dobbiamo stare attenti, i tipi loschi si nascondono ovunque. Vabbè, continuiamo a guardare. Perché guardi nel tuo film? Non si può mai sapere. Ma aspetta un momento, non ho capito bene una cosa, ma cosa che dobbiamo cercare noi? Bella domanda, non lo so, non lo ha detto. Beh, effettivamente questo è un problema, lui non ha detto che cosa dobbiamo cercare, ha soltanto inviato una posizione e ha detto cercate in quella zona. E giusto giusto quella posizione è Hollywood. Secondo te perché è Hollywood? Perché forse questi tipi qui sono dei tipi loschi famosi, magari hanno anche la stella qui. Addirittura. No, Eric, non è perché sono qui sono famosi, c'è anche gente normale qui. Eric, perché stai inquadrando un panino? Oh, no, spiega ancora, spiega. Beh, non lo so perché... Eric, torna su di me! Scusa! Non so perché ci ho detto di venire qui. Dobbiamo stare a te... Eric, smettila! C'è McDonald's! Non è il momento, abbiamo già mangiato, ma ok? Ma abbiamo la carta! Dai, Eric! Ok, scusa, ok, rispettiamolo! Hai detto di stare attenti e staremo attenti, dobbiamo stare soltanto con gli occhi aperti e vedere. Magari nel frattempo lui ci invia un altro messaggio. Dai, Eric, andiamo! Oh mio Dio, Eric! Ma qui c'è un centro commerciale, è di 8 piani! Ti prego, diamo un'occhiata veloce! Aspetta! Ma come vuoi comprarle le cose? Abbiamo le carte bloccate! Non tutte! Beh, quella del dottor Gino non è mica bloccata. Dominique, ma non dicevi che serviva per le cose strettamente necessarie alla ricerca? Infatti, Eric, soltanto cose strettamente necessarie, non dico di comprare chissà che cosa. Ad esempio, una cosa strettamente necessaria sarebbe... Delle nuove scarpe! Delle nuove scarpe? Sì, non puoi capire che dolore ai piedi. Come faccio a cercare dei tipi loschi con queste scarpe? Fanno malissimo, avrei bisogno delle scarpe comode. Non so, Dominique. Mi sembra un po' falso. Questa cosa non mi quadra per niente. Ah, ok. Sorry. Non si può registrare. Non si può registrare. Non mi quadro uguale. Dicevi, Eric, che questa cosa non mi quadra. Secondo me è falsa. Fidati di me. Lui ha detto che possiamo usare quella carta per le cose necessarie. Andiamo a dare un'occhiata. Ma perché a Hollywood non si può registrare? Ma lo so, dovrebbe essere... Stavo cadendo. Dovrebbe essere la città del cinema. Perché non si può registrare? Città del cinema, non di YouTube. Dominique, secondo te, quelli lì sono dei tipi loschi? Hanno degli ombrelli giganti e c'è il sole. Secondo me questa cosa è strana. Eric, ma cosa c'entra? Fatti loro, vogliono ripararsi dal sole, andiamo. Scusa Eric, ma non eravamo venuti qui per me? Ma le ho viste, sono belle, aspetta. Non ho parole. Eric, non pensi che il dottor Gino si arrabbierà? Belle. Sono belle. Non sono bellissime? Sì, sono bellissime. Guarda, sono anche di colori diversi. Prendiamole. Mamma, sei sicura che il dottor Gino vuole farti questo regalo? Beh, io dico di sì. Ha detto tutto il necessario. Quindi, prese. Beh, gli sta comunque. Ti ricordo che mi ha impedito di comprare a Disneyland quello che volevo. A Disneyland, ragazzi, stiamo parlando di Disneyland. Oh, ok, però adesso basta, ok? Avevo detto che me l'avrebbe pagata. Non sono costate nemmeno tanto. Ho dimenticato, la ricerca. Sì, giusto, la ricerca. Guardiamoci attorno. A me sembra che non si guarda attorno, ma che guardi le vetrine. No, Eric, sto controllando. Potrebbero anche essere dentro un negozio questi tipi loschi. Oh, certo, tra i vestiti. Giusto, giusta osservazione. No, veramente non credo. Guardate un po' qui. Ci sono le firme e le impronte delle mani e dei piedi di un sacco di gente famosa. Attori, cantanti. Ce ne sono tantissimi. Guardate che cosa strana. Tutti provano le proprie mani nelle mani di quelli famosi. Eric, hai notato però che il dottor Gino a quanto pare penso non si sia ancora accorto del nostro piccolo shopping. Non abbiamo speso più di tanto, Dominique, per questo magari. Forse è perché ce lo vuole lasciare fare. No, Eric, non penso. Ti ricordi come è stato veloce a scoprire di Disneyland? Come ci ha bloccato quella carta, bloccherebbe anche questa in un attimo. Secondo me è perché in Italia in questo momento è notte fonda. Sta dormendo, Eric. Anche se qui, come vedete, appena ha fatto buio, è ancora presto.
presto, sono appena le 7. Mentre da voi in Italia è notte fonda. Starà dormendo. È per questo che non se n'è accorto. E allora cosa succederà appena si sveglia? Sì, questo potrebbe essere un piccolo problema. Però questo significa solo una cosa, Eric. Cosa? Che dobbiamo approfittarne, sbrighiamoci prima che si svegli e che ci blocchi la carta. Non ti sembra esagerato spendere ancora? Basta. Andiamo. Domenica dobbiamo cercare i Diviloschi. Se lo merita. E nel frattempo cerchiamo i Diviloschi. Ok, se poi li cerchiamo pure va bene, no? No, dai, Eric, anche i souvenir però no. Dai, i souvenir con la carta del dottor Genio no, è vergognoso. Dominique, devo ricordarmi di essere stato qui a Los Angeles, no? Devo portare qualcosa ai miei genitori, Va bene, sei entrato nello spirito giusto. Che fai, Eric? Cosa stai facendo? Controllo. Come ha detto il dottor Gini. E cosa vedi oltre questo cancello? Un tipo. Come un tipo? Un losco? Senza capelli. Sembra normale? Notini qualcosa di strano? Oh mio Dio. Dov'è questo tipo, Eric? È entrato lì. Ma non c'è niente. È entrato. Non c'è nulla. Aveva una pizza. Allora non era un tipo losco, era semplicemente un tipo con la pizza. Un tipo losco con la pizza? Io non lo capisco. Lui ci ha detto di venire qui, ci ha dato una posizione. Ma anche se è vero che questi tizi, come dice la sua posizione, per qualche strano motivo si trovavano qui. Quello è un tipo losco secondo te? Ma no, Eric, sta semplicemente vendendo dei bicchieri di frutta. Ok, vai, continua, continua. Se anche questi tizi erano qui, non so come ha fatto a saperlo. Ma noi come facciamo a trovarli? Come? Eric, la smetti di guardarti attorno? Non ce n'è tipi loschi. Oh. Sono la maggior parte turisti. Vabbè, ma dei turisti molto loschi. Ma perché? No! Guarda, io ti conosco. Ma sì, non ti conosco secondo te? Sta correndo. Oh mio Dio. Torna qui. Non capisco cos'è che vuole che cerchiamo. Non ha senso. Sembra che stiamo vagando nel vuoto. Non troveremo mai niente così. Ci sono dei diviloschi che stanno arrivando. Eric, sono persone normali. Oh mio Dio, Dominique. Lui sì che è un tipo losco. È strano. Ha una capra al guinzaglio. Oh mio Dio, questo sì che è strano. Perché porta una capra al guinzaglio? Non ho mai visto una cosa del genere. Però non mi sembra un tipo losco. Soltanto un tipo strambo, forse. Però la capra è carina. Oh. Ma sì, è carina, guarda. Guarda che carina. Ma è adorabile, non è un tipo losco. No, non lo è. Ragazzi, siamo ai grandi magazzini. Sì, come si vede nei telefilm. Facciamo shopping. Ma davvero, ma veramente. Una maglietta col mantello incorporato. E attenzione, e si illumina al buio. Io ho preso i calzini, guardate che carini, sono adorabili. Ok, deciso, le prendo. Cosa? Queste tre maglie. Ma non eri contrario al fatto del dottor Ginio? Perché? Che ore sono in Italia? Si è già svegliato? Vediamo. No, ancora no. No, è allora che ci... le prendo, no? Le prendo. Ok, le prendi. Beh, e in tutto questo un regalo a mio fratello non lo prendo. E anche per tuo fratello? E certo, un regalo dall'America. Io direi però di sbrigarci per andare in cassa, perché non so quando si sveglia, andiamo. No, ma è adorabile. Topolino, per l'anniversario. Guardate. È anche in offerta. Dobbiamo prenderlo. Anche quello? Fidati, il dottor Ginio capirà. Serve alla missione. In che senso? Può essere una trappola. Per i tipi loschi, intendo. Lo metto lì, lui balla, loro si distraggono e noi le ciuffiamo. Via, visto? È utile. Oh mio Dio, ok. Dominique, prendiamo il carrello, può servire. Ok. Forse ci siamo lasciati prendere un po' la mano. Andiamo a pagare. Ops, il dottor Ginio ha scritto. Ah, giusto in tempo. Almeno siamo riusciti ad uscire dal grande magazzino dopo aver pagato. Sì, Eric, ma se ne è accorto. E cosa dice? Avevo detto solo lo stretto necessario. Da ora pagherete tutto voi. No, no, ma come? Anche la benzina! No! Preparatevi perché domani vi aspetta una lunga giornata. Oh mio Dio. In che senso? Dominique, ma non possiamo pagare tutto quanto noi. E poi in che senso una brutta giornata? Che dice? In che senso? Che dobbiamo fare domani? Niente, non dice nient'altro. Cioè, almeno per ora. Oh no, io non mi muovo. Non vado da nessuna parte. Non posso pagare io. Ci sarà un sindacato. Beh, Eric, io penso che dopo tutti i soldi che abbiamo speso oggi vada anche bene. Penso che spenderemo comunque meno di quanto gli abbiamo speso.
Sì, ma con quale carta? Ti ricordo che ce l'ha bloccata. Ecco, ecco, ce l'aveva bloccata e ce l'ha sbloccata. Grazie, dottor Gino, davvero grazie. Beh, comunque è vero che oggi ci siamo divertiti, no? Oh sì, tanto. Anche se non abbiamo scoperto nulla sui tipi loschi. Su quello non ha detto nulla. Beh, però noi ci abbiamo provato. Infatti, per quello non ci ha rimproverato. Dice che domani faremo qualcosa. Probabilmente dovrà dirci cosa. Non aveva mai parlato di giornate lunghe, però, quindi un poco mi spaventa. Boh, domani vedremo. Nel frattempo, voi lasciate un bellissimo like se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E seguiteci anche su Instagram, insieme.official, per essere aggiornati in tempo reale su tutto quello che facciamo. E oggi salutiamo Gabriella Benvegna, Dani Eri e Sari, Ilenia Urigo, Luca Fiorenza e Chiara Gemma. Ciao ragazzi, un tutorial a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao. Insieme, 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 insieme.